Bisognerebbe chiederlo alla deputata Ciminnisi, mi ha attaccato, non capisco per quale motivo, onestamente, però nell'attacco politico che mi ha fatto in comunicato stampa, registro che il sindaco di Trapani è ingrato all'onorevole Ciminnisi perché ha fatto un emendamento per dare 5 milioni di euro alle province di Siracusa, Messina e Trapani per ristori delle alluvioni del 2022. Mi sembra, come dire, una cosa fuori luogo. A parte il fatto che la Ciminnisi dovrebbe capire che i soldi della regione non sono soldi del suo patrimonio, dunque non c'è nessuno che le deve essere grato. E in ogni caso non ha svolto bene il suo mandato parlamentare, perché lo stesso governo aveva garantito 6 milioni solo per Trapani e Misiliscemi. Con 5 milioni non ci fai niente per tutte queste tre province. Dunque, non ho capito, diciamo, il senso, questo suo risentimento, poi adombra responsabilità dell'amministrazione sui fatti alluvionali dell'ottobre e del settembre 2022. Beh, invece di gridare al lupo, vadano una buona volta nella tana del lupo, vadano in procura e eventualmente denunciano l'amministrazione comunale, in modo tale che così una bella querela. Come dire, non gliela toglie nessuno. Dunque, a me sembra un modo di mettersi in mostra, di dire che esiste sostanzialmente, perché da queste parti nessuno sa dell'esistenza di questa parlamentare fortunata, diciamo, dei 5 Stelle. L'unico risultato politico è quello delle ultime amministrative, che peraltro non ha più neanche un consigliere comunale in città, perché i cittadini li hanno sonoramente bocciati. Dunque, onestamente, sono io che sono costretto a difendermi rispetto ad accuse e strumentalizzazioni politiche della stessa Ciminnisi. Ciò posto, però, non me ne può fregare di meno, spalle larghe. Dunque, non abbassiamo la testa. La Regione deve riconoscere alla città di Trapani, e oserei dire al comune di Misiliscemi, fortemente colpiti dagli eventi alluvionali acclarati, certificati in tutto il mondo nel 2022, gli stessi ristori a soddisfazione sostanzialmente dei danni avuti dai cittadini, dai commercianti, così come sta accadendo per la Sicilia orientale grazie a un intervento che fa il governo nazionale su richiesta della regione inadempiente nel nostro caso. Dunque si attivi invece la Ciminnisi, assieme anche ad altri dell'opposizione e della maggioranza, perché tra Palermo e Roma tirano fuori i soldi, il resto sono chiacchiere.